Buonasera al giornalista e scrittore da me moltissimo stimato Francesco Amodeo. Buonasera Vito, ciao a tutti. Francesco Amodeo, Sì, no, prego. io volevo fare una domanda da giornalista, permettimi, quindi su dei temi un Certo. po' più importanti, perché se noi parliamo di mondo al contrario, sulle cose che davvero contano, dobbiamo tenere presente che oggi esiste una organizzazione che più di tutte sta mandando il mondo sottosopra, anzi sta addirittura rendendo realtà la distopia di Orwell secondo cui la guerra è pace. E parlo della NATO. Cosa ne pensa il generale della NATO? Cioè, chi ha scritto il mondo al contrario, cosa ne pensa di chi quel mondo l'ha realmente capovolto, soprattutto negli ultimi Io mesi? E credo, mi scusa, no, permetto la domanda, dopo la domanda, perché il conflitto è nato? È un regalo che faccio la al generale. ringrazio, grazie mille, Mi sa però che io l'argomento è un libro è un po' documentato sulle scottante. responsabilità di Stati Uniti e NATO nel Allora, conflitto in Ucraina e non solo. questa è No. arguzia giornalistica Alla facoltà di comunque. non rispondere No, con... io Non fotografate il generale con questo intanto... libro in mano perché altro che il No. mondo al contrario. Qui veramente poi dopo i colleghi creano Lo problemi. leggerò con grande interesse, non le prometto che lo leggerò subito perché sono parecchio impegnato, ma Assolutamente. lo leggerò con Io grande la interesse. ringrazio. Riguardo la NATO, io esprimo quello che c'è scritto sui libri, che la NATO è una organizzazione politico-militare nata con scopi difensivi. Questo è quello che dico, poi non mi esprimo sul resto perché tratterei di argomenti di servizio e questo purtroppo non mi è consentito. Mi dispiace per È questo. nata comunque in chiave antirussa, antisovietica, È no? nata certamente in chiave antisovietica al tempo della Guerra Fredda per Comunque siamo sempre contrastare lì allora. Comunque assolutamente. generale, è nata per È difendere nata per difendere, e non assolutamente. È per un'organizzazione attaccare. politico-militare a scopo difensivo, E non per assolutamente sì. attaccare, non per allargarsi e Questa non è. per invadere. No, no, Lei tanto, sa tanto è che così. Tanto per. la difesa può essere interpretata Tanto. con molte accezioni, no? Generale, lei è un C'è anche la difesa grande. preventiva, no? Se C'è qualcuno che ha diciamo. teorizzato la difesa preventiva. Se diciamo Va che. bene. Vito, posso fare una domanda sempre giornalistica? Perché Salvini mi ha fatto venire in Certo. mente un tema. Perché il generale ha fatto una denuncia importantissima, fondamentale sulla questione dell'uranio impoverito, anzi ne ha pagato probabilmente anche le conseguenze. È una denuncia importante. Voglio sapere quanto il generale però è consapevole che molti hanno strumentalizzato quella denuncia per nascondere quelle che erano state invece le scoperte della quarta commissione parlamentare d'inchiesta, la commissione Scanu, che legava invece quelle morti e quei malori proprio ai vaccini multipli fatti da quei militari. Poi ovviamente quegli effetti avversi li hanno attribuiti all'uranio impoverito. Quindi quella che è stata una denuncia importante, però è servita poi ad altri per depistare da quella che era stata una conclusione agghiacciante di una commissione parlamentare d'inchiesta. Quindi volevo sapere se lei era consapevole del fatto che comunque quella denuncia è servita anche per questo scopo e se ritiene che la questione dei vaccini multipli dei militari, così come riportato nella commissione d'inchiesta, vada ripresa, così come Crosetto vuole riprendere la questione dell'uranio impoverito. Guardi, non mi esprimo in termini di consapevolezza di questa connessione, in quanto non ne sono consapevole. Non è stata una denuncia intesa come battaglia, quella che ho fatto nel 2018, ma è stato un mio dovere in quanto comandante, quindi persona che è tenuta a tutelare i propri uomini, e in quanto datore di lavoro, quindi come persona che per legge deve valutare ogni rischio al quale è sottoposto il proprio, uso il termine lavoratore, anche se a me non piace perché un soldato Però non è anche quei vaccini propriamente. multipli erano un forte rischio. Questo secondo una commissione, c'è anche lo studio del professor Nobile che. Io però, come ho detto alla dottoressa prima, di vaccini sono veramente incompetente, quindi non mi esprimo al riguardo. Se queste conclusioni sono state tratte da una Sì, commissione assolutamente. parlamentare d'inchiesta, chi ha esaminato la commissione, i risultati dell'esame della commissione li aveva presi in conto, ma non io, in quanto all'epoca. La mia denuncia fatta alla Procura Repubblica era riferita ai rischi a cui erano stati sottoposti i militari in zona d'operazione irachena nel periodo 2017-2018, riferiti anche all'uranio impoverito. E Allora, non ho trattato di vaccini. però Allora, voglio far vedere il libro che sta per uscire anche di Francesco Amodeo. Facciamolo vedere, sì. regia, di che cosa si tratta. Facciamo vedere chi ha distrutto la nostra patria, a proposito di patria. Il libro si chiama Il cartello finanziario, il processo a chi ha preso in ostaggio l'Italia dal dopoguerra ad oggi. Quindi tutti i documenti desecretati, le operazioni della CIA, vediamo, legge CIA nel titolo, il logo della CIA che sostiene il cartello,
l'Italia nel mirino in una Europa suddita degli Stati Uniti. E questo è un libro che, al netto di qualsiasi teoria del complotto, ho dovuto dividere in due volumi, dal dopoguerra fino al 92 e dal 92 fino ad oggi. Tutte le operazioni, possiamo far vedere qualche documento che ho inserito all'interno del libro, sono tutti bollettini della CIA desecretati, quindi non mi invento nulla. Grazie, fai vedere questo libro e salutiamo anche